Presidente Menegotto, AICAP è tra le realtà che hanno contribuito alla riuscita del convegno di oggi dedicato al tema dell'ispezione e della manutenzione per la durabilità dei ponti. Un appuntamento che inevitabilmente riporta alla tragedia di qualche mese fa a Genova. E voi su questo tema avete pubblicato una mozione conservativa. Quali sono i contenuti più significativi? Sì, sul nostro sito da settembre abbiamo pubblicato una mozione che auspicava una conservazione, uno studio attento di come trattare il futuro del resto dell'opera di Morandi, che era un'opera di ingegneria molto importante che qualificava l'ingegneria italiana dell'epoca, era famosa in tutto il mondo, è crollata in una piccola parte e quindi auspicavamo che ci fosse un confronto internazionale, magari una gara di idee per cercare la soluzione da dare alla conservazione dell'opera. Colgo l'occasione per dire che insieme ad altre associazioni come il CTA, il CTE, l'Associazione Italiana Ingegneria Sismica, l'Associazione Geotecnica, abbiamo fondato adesso la Federazione Nazionale di Ingegneria Civile, che avrà un'audience molto più ampia della somma delle 5 associazioni, e quindi queste opinioni dei tecnici, che sono i più qualificati a suggerire, a discutere le soluzioni, avrà un'audience più ampia. Anche pensando all'episodio di Genova, dove la decisione è stata più che altro politica e a mio avviso basata un po' sull'emozione subita comprensibilmente dalla popolazione, ma non da una fredda analisi delle possibilità di recupero dell'opera.